Carissimi ascoltatori di Radio Smeraldo, in questa nuova puntata di Quattro Chiacchiere con, torniamo un po' alle origini parlando con qualche youtuber. Infatti, ho qui con me uno youtuber emergente. Oggi qui con me Gioacchino. Ciao! Buonasera, buonasera a tutti. Come stai? Ciao. Sto in questo istante seduto. No, tutto ok, dai. Ottimo, ottimo. Inizierei subito a parlare di te, chiedendoti come nasce il tuo canale. Allora, diciamo che il mio canale nasce da... Cioè, è partito tutto dal social più famoso, diciamo, tutti noi conosciamo Facebook. Diciamo 2 anni fa. Ho cominciato con dei video sketch corti che appunto facevo su Facebook insieme ad un mio amico, fino a quando, cioè, sono stati più di 1 anno e mezzo a fare questi video su Facebook, pubblicando 2 o 3 video a settimana, facendo più di 90 video in totale, comunque ho raggiunto anche ottimi risultati. E poi con il passare del tempo, diciamo che Facebook, diciamo anche a oggi, Facebook diciamo che è un po', non è più, diciamo, popolato come prima, adesso ci sono altri social come Instagram. Diciamo che appunto mi sono, diciamo, voluto spostare su YouTube a fare video. E niente, quindi praticamente per questo motivo è nata l'idea di aprire questo canale, diciamo, dalla voglia di raccontarmi e fare video. Bene, ma di cosa tratta il tuo canale? Non so, ci sono diverse sezioni. Raccontaci un po'. Allora, praticamente il mio canale parla un po' di me, diciamo, delle mie cavolate che faccio, diciamo, ci sono diversi format nel mio canale, come il gameplay o le parodie. I gameplay, li sappiamo tutti, sono praticamente la reazione di giochi, mentre appunto si gioca a qualcosa c'è la reazione, che appunto è questo, il bello, diciamo, del video. Poi, a parte le parodie, ci sono anche, cioè, i video che vanno più forte nel mio canale, come i vlog e le challenge. Le challenge sono, diciamo, delle sfide in cui provo a mangiare, diciamo, qualcosa di molto difficile, come, che so, ad esempio ho fatto video in cui mangio un limone sano, oppure la cipolla, Dio, che oppure... schifo! Ma come fai a mangiarti un limone sano? Oppure ad esempio quando ho mangiato 1 chilo di pasta anche se non ci sono riuscito, poi... oppure 23 gomme da masticare, diciamo, ci provo, non sempre ci riesco, provando sempre ad intrattenere il pubblico. Poi nello stesso tempo ci sono i vlog in cui appunto racconto un po', diciamo, delle mie giornate, determinati posti, e così facendo, diciamo, un po' di appunto L'intrattenimento, insomma, perché 26 o 36, non mi ricordo, gomme in bocca, ma come hai fatto? Bene, bene. E secondo te, quindi, qual è la challenge più pazza che hai fatto? pasta, che comunque me l'hanno detto tutti, cioè poi quando ho finito questa challenge praticamente mi hanno fermato per strada per dirmi che è stata una challenge pericolosa, anche se non sembra, e nemmeno l'ho citata. La challenge dell'acqua, praticamente io insieme a 2 miei amici ho bevuto 2 litri d'acqua, praticamente, cioè nella bottiglia ovviamente, e praticamente vincevo questa sfida, chi vince, chi finiva per prima, poi se mi sono informato, mi hanno informato dicendomi che non vanno bevuti, tutta quest'acqua non va bevuta tutta insieme, perché non ho capito sinceramente il motivo, però mi ha detto che può far male, quindi... Insomma, per YouTube rischi anche la vita. Senti, ma c'è magari un tuo collega che preferisci o magari qualcuno che ogni tanto segui? A livello di youtuber, Sì, diciamo, a come... livello di YouTube Ah, sempre. sì, allora, diciamo che appunto un youtuber, cioè, per forza, diciamo, deve prendere ispirazione da qualcun altro, perché prendere ispirazioni da altri youtuber ovviamente serve, dipende anche come crescita del suo canale. Io prendo spunto da diversi youtuber, sicuramente non proprio da quelli che fanno gameplay, perché non so, non mi attirano tanto. Più che altro prendo ispirazione da diversi youtuber come Greta Menti, non so se la conoscete, Sì. o Alberico Video, che praticamente loro fanno dei video un po' simili ai miei, cioè nel senso come format, un po', diciamo, raccontano le loro cose, parlano, fanno vedere le loro cose, o comunque fanno parodie, o qualcosa comunque di scherzoso e divertente e molto simpatico. Bene, allora per chiudere l'intervista non resta che chiederti dove possiamo seguirti, come si chiama il tuo canale e soprattutto dove sei presente, su quali social. Benissimo, per come dico io sempre ogni fine video, se volete stalkerarmi
chiaro, il 24 su 24 ci sono ovviamente ormai un casino di social con Instagram appunto, quindi potete seguirmi su Instagram con Giardino Gargano, ovviamente tutto attaccato perché Instagram è così, oppure su Facebook sempre con Giardino, diciamo il mio nome e su tutti i social uguale. Poi se volete vedere questi video, ovviamente direttamente sul mio canale YouTube con sempre Giardino Gargano. Benissimo, ok. Io ti ringrazio per essere stato su Radio Smeraldo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti aspetto molto presto. Io ringrazio voi per questa intervista, veramente grazie di vero cuore. Bene, allora buona serata e a presto, ciao! Bacio, ciao. Io sono tornata un pochino su YouTube, no? Sapete che solitamente cado nel trash profondo insieme a Maria De Filippi, e invece oggi no. Ringrazio ancora Gioacchino per averci richiesto di venire nella nostra radio e quindi per parlare anche un po' del mondo di YouTube. Ringrazio voi perché siete sempre di più e questa cosa mi emoziona da morire. Bene, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo per rimanere sempre aggiornati su tutte le interviste e su tutte le nostre novità. Bene, ragazzi, un bacione e a presto!